Mister, faccio la prima buonasera a Pallopoli Media Sud. E so che lei le squadre come le teme sempre perché le conosce, le ha studiate, no? Sia l'andata che il ritorno è stata una delle squadre che fino adesso vi ha messo più in difficoltà, diciamo. Sì, l'andata ricordi bene com'era, no? Ho giocato tutta la partita in 10, però vabbè, sì. Ci sta. Oggi è una partita totalmente diversa e una squadra di Cosenza con merito ha fatto una buona partita e ci ha messo in difficoltà. E, per una partita nata molto bene per noi, un grande approccio e poi una partita che è diventata sempre più impegnativa. E, però bravi a Cosenza, gli auguro di continuare su questa strada. Vincenzo Bellino. Mister, è più arrabbiato per non averla vinta, sia lì di Man o viste anche le tante occasioni, le difficoltà che vi ha creato il Cosenza, è felice per aver portato a casa almeno un punto? No, non sono arrabbiato, anzi assolutamente, quindi scarso dei equivoci, sono ancora una volta contento per i ragazzi, perché in una partita che al di là dell'approccio del gol, per come si è messa, la squadra è stata con grande umiltà, con grande spirito, un grande atteggiamento e queste partite, come si dice, rischiano di prendere una piega veramente diversa. E, bravo il Cosenza, ma bravo i miei. Bravi, bravi, bravi a tutti. E, abbiamo tempo, dobbiamo pensare già alla prossima. Sì. Se confrontiamo, ecco, l'ultima partita col Como e quella di stasera, sono state delle partite per certi versi simili, cioè l'approccio è stato perfetto, il gol trovato nei primi minuti, poi invece un Parma che è calato alla distanza, solo bravura degli avversari o nelle ultime partite fisicamente la squadra accusa un po' il colpo? No, beh, accusare il colpo dopo 20 minuti c'è da veramente preoccuparsi. Noi abbiamo fatto gol, buon approccio, 20 minuti molto bene e poi ci siamo un po' disuniti, questo sì, abbiamo perso un po' il campo e anche abbiamo perso anche quello che sono le nostre qualità prerogative nella gestione della palla e nel momento in cui sembrava che potessimo chiudere il primo tempo abbiamo subito un gol e da lì, però poi il secondo tempo a me è piaciuta la squadra, ancora una volta abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo ripreso terreno e fino al 20° del secondo tempo la squadra è stata di là cercando di palleggiare, creando situazioni e poi più passava il tempo una partita con l'espulsione e tutto quello che era successo, insomma il gol ci poteva stare da una parte all'altra nonostante l'inferiorità numerica. Brava. Issa, buonasera. Buonasera. Detto che, come accennava prima anche Koulibaly, importante non perdere, tra l'altro il Parma conferma la propria maturità casalinga che dura poco da un anno. Ma secondo lei in questo momento la squadra sta accusando un calo fisico? No, assolutamente. No. No. Nel senso, mi è sembrato di dare una squadra rispetto a Como, dove i ragazzi hanno saputo anche gestire bene un pareggio contro una diretta concorrente, oggi più in sofferenza. Sì, perché il Parma può anche soffrire le partite, può soffrire gli avversari e questo un po' già l'ho detto tante volte, noi possiamo anche giocare contro un avversario che ci metta le corde perché qualcuno fa le cose meglio di noi e senza e non ci sono, come dire, altre motivazioni. Quando l'avversario in alcune cose fa le cose migliori, noi dobbiamo stare lì, difenderci e fare le nostre cose in maniera diversa. Sulle scelte le chiedo due curiosità: come mai ha rinunciato a Bonny da titolare questa sera, visto che era stato in panchina sabato scorso? E poi una parola, anche due, da spendere su Willian Cyprien, che ha questo colpo in canna, tiro da fuori, che ormai è il suo jolly, l'ha pescato, probabilmente avrà avuto qualche dubbio in settimana, si fa giocare lui, Aino, poi ha scelto Cyprien per due minuti, l'ha ripagato. No, Willy ha avuto anche nel secondo tempo, il portiere ha fatto una gran parata,
col sinistro, ma lui ce l'ha questa qualità di chiudere l'azione perché ha a forza, a qualità e anche precisione, il gol è stato bellissimo. Sulle scelte di Mihaila o Bonni o Partipillo, perché c'è qualcuno che è in una fase diversa e dare continuità, mi era piaciuto anche l'approccio di Partipillo nella partita scorsa, e scelte assolutamente dettate dal momento e anche dal combinare il tipo di squadra da mettere in campo. Cici. Il P l'ho messo in una posizione diversa del solito, forse anche per questo, ma io voglio aggiungere una cosa. Ti aspettavi questo Cosenza o ti aspettavi quello che poi in effetti abbiamo visto con un modulo diverso? No, io, ma il Cosenza già viene da, al di là dell'ultima partita persa in casa con la Samp, viene da un periodo abbastanza positivo, ha vinto 4-3-4-2 contro il Venezia, quindi ha fatto un risultato, fuori casa ha fatto 3 gol, a Lecco è una squadra che è in salute, quindi non assolutamente non mi ha sorpreso, e solo che la partita vanno giocate e oggi per tratti il Cosenza ha fatto delle buone cose superiore a noi. No, questo anche perché prima il mister ha detto che lui a un certo punto ha modificato la impostazione proprio in funzione della tua squadra, e prima Coulibaly ha anche detto che alla fine del primo tempo tu hai fatto qualche modifica proprio in base a questo. Cosa hai fatto? Avevamo bisogno un po' di prendere il campo in mezzo, perché Cyprien era già da diverso tempo, cioè da diverso tempo che non aveva la partita nelle gambe, e giocare a due in mezzo al campo doveva correre molto di più e perdevamo un po' il terreno. Ci siamo messi con Camara a tre in mezzo al campo, abbiamo preso le distanze, abbiamo preso anche terreno, più compattezza, la squadra è stata più ordinata, si è sentita più sicura, più a suo agio. Avevamo anche preparato qualcosa in queste ore pre-gara, perché non avendo tanti centrocampisti poteva servirci qualcosa di diverso. E la squadra l'ho vista più serena. Ambollini, poi Chiesa, poi chiudiamo. Buonasera, curiosità tattica, stai facendo spesso tante variazioni, no? A livello di difensori centrali. Sono diverse partite che non schieri più Del Prato come difensore centrale. Questo perché preferisci che a destra, cioè che tra i terzini ci sia uno un pochino più equilibrato rispetto all'altro, magari con Di Chiara e Coulibaly sono due terzini che spingono molto, e Del Prato invece è portato un pochino più a difendere, o per quale altro motivo? No, non ci sono grossi motivi, e questo può essere anche un tipo di considerazione, dipende anche tante volte dall'avversario. È chiaro che abbiamo anche tre centrali con Cercati, Balog e Osorio che riesco ad alternare, però tante volte, soprattutto nelle ultime gare, ci è capitato di trovare comunque gente con una certa velocità anche sulla fascia, e quindi solo scelte dettate dal momento, ma Enrico è in grado di fare le due cose, può essere riproposta assolutamente anche in futuro. A livello puramente difensivo, ma anche a livello di gioco, sei d'accordo che la squadra nel secondo tempo comunque ha fatto meglio rispetto alla prima frazione? Sì, e secondo tempo la squadra è stata molto più serena, ordinata, compatta, nonostante tutto abbiamo aggiustato qualcosa negli spogliatoi, e quindi la squadra l'ho vista con un piccolo cambio, la squadra si è sentita, come dicevo prima, riusciva anche a essere più aggressiva, a tenere meglio il campo. Ecco perché io dico che oggi sono strafelice, perché i ragazzi, in un momento così impegnativo, una partita dove veramente poi c'era da soffrire, soprattutto nell'ultima parte, è stata dentro fino con grande spirito, con grande umiltà. Buonasera, buonasera. Buonasera. È d'accordo con me che i punti che si guadagnano in una partita come quella di stasera, 10 contro 11 nella parte finale, con diverse occasioni anche da parte degli avversari, due pali, sono quelli che poi alla fine del campionato faranno la differenza? Sì, ecco perché
anche giù quando parlavo insomma con altri giornalisti, come dire, no, la fuga, la fughina, il vantaggio, la gestione, e questo è un giochino che non bisogna cascarci dentro. Partita, una partita in più, una partita in meno, e pensare alla prossima. Pensare alla prossima e dare continuità e costruire partita dopo partita qualcosa. Oggi ancora una volta c'è stato un grande insegnamento anche per i miei, e prendere spunto da questa partita. Tra due giorni, tre giorni bisogna prepararsi per un'altra partita impegnativa. È dall'inizio del campionato che parliamo di un Parma che cambia i suoi interpreti, però i risultati sono sempre molto positivi, il gioco è sempre molto positivo. Forse stasera è la prima volta che si sono sentite un po' le assenze, direi più Bernabé di Estevez e Somma, però forse stasera è stata la prima volta. Mi piace parlare degli assenti, perché ne abbiamo giocato delle partite brutte anche con... e oggi non è una partita brutta, ci vengo a sottolineare. Con Bernabé, con Somma e con Estevez, per cui oggi nella zona centrale a livello numerico sì, avevamo qualcosa in meno, perché anche con scelte, ma non voglio parlare di questo, perché chi è stato dentro la partita in un momento così si è trovato ad affrontare una partita forse molto molto impegnativa, quindi non era semplice per parte Pino, non era semplice per Cyprien, che sono quelli che praticamente nell'ultimo periodo stanno giocando di me. Grazie a tutti. Buona grazie, serata. Buonasera. Vedo tanta gente, non so per cui. Quindi, buonasera. No, perché sei lui.